Ci ha detto, devi andare a investigare entrambi e capire chi è che ha fatto casino. Tu non devi destabilizzare Twitch, esatto. Vai a investigare entrambi, ti autorizzo a prendere tutte le decisioni che vuoi, eccetera, eccetera. Prendo di nuovo la rotellina. No, voi mi vedete ancora? Chissà se funzionerà. Comunque, dicevo, grazie, Emanu. Vai a fare tutte le visite che devi fare, va bene. Poi c'è un'altra cosa, hai fatto un sacco di roba fighissima. Hai detto, ah, perché siamo bravi, siamo nella posizione per fare cose fantastiche grazie a voi. Insomma, gli ho detto cose belle. Adesso ci stavo rispondendo, che sia per scelto o per caso hai catturato l'attenzione dell'armata di Kiros e dei Tiersmen allo stesso modo. Non è una piccola opportunità e la corte ti incarica di trarre vantaggio dalla tua nuova posizione più che puoi. Va bene. You have a title in our Abbiamo hierarchy. un titolo nella nostra However, it's gerarchia. a little known secret that one's standing in the world is determined by their infamy, their deeds, and how they come to be known. Abbiamo un titolo nella My nostra, hai un assumption titolo that nella you bring nostra justice to this gerarchia, anche rapist se, ciononostante sappiamo, frontier. There è un may come a time when segreto your poco conosciuto, deeds speak che for you uno louder è than nel any title. mondo, a seconda della sua, conosciuto nel mondo secondo la sua infamia, delle sue opere, di come si fa conoscere. Ricordati questa nozione mentre porti giustizia alla frontiera senza leggi, ci sarà un momento in cui i tuoi atti parleranno per te più forte del tuo titolo. If your killing spree in that bastard city is any indication, you are no stranger to spreading infamy Cioè, already. tutta la gente che ha ammazzato nella città bastarda, questa che abbiamo liberato precedentemente, di qualunque indicazione, non sei. Non hai problemi a spargere infamia. Tu non Whatever approva. you did to capture the attention of the masses at Vendrain's Well, Come questo tu abbia I would fatto per catturare encourage you to l'attenzione delle do masse so del pozzo di again. Vendrain, ti incoraggio a farlo ancora. Grandi azioni mi You definiranno. begin to Comincia a understand. capire. Whether your Che acts are le tue azioni favorable or siano favorevoli o ill-assorted, it terribili, falls to you to bring greatness to tocca a this te portare grandezza a campaign. questa campagna. You are dismissed. Ti cazzare però. Should the court Puoi have need of andare. your presence, you will receive word. Se vogliamo Go parlarti, ti forth and do chiameremo. my bidding, Vai e fai and quello bring che glory devi. and honor to the Tyr's in Kairos' E porta name. onore e gloria al Tyr in nome di Kairos. Tu non batte il suo scettro sul pavimento, una nota strana risuona nella sala. Ok, e lui se ne va. Molto bene, sei il bene. Buonasera ai signori termosi, tutti quelli che vedono la live perché stavano guardando i termosifoni. Siete finiti nella live di Tyranny, siete contenti? Sapete cos'è Tyranny? Tra l'altro completiamo delle quest, così, perché è bello. Tyranny è un gioco di ruolo classico, tu non è tornato sul suo piedistallino da di mussoliniana memoria e noi possiamo andare via dalle balle. Va bene, grazie signor Tunon. Tic. Allora, io nel frattempo non vedo più, si è appena resettata tutta la live, non vedo più niente, non capisco più, non so quanti siete collegati, non vedo niente, neanche gli utenti collegati vedo. Twitch si è un po' sputtanato in questa serata. Questa impressione. Chissà cosa l'ha debilitato così. Però stasera abbiamo già fatto un assedio, che non è roba da poco, eh. Ecco, si riesce neanche a uscire in pace. Buongiorno, Blade & Mark. Bentornato ragazzo, divertente, per quanto divertente sia stato guardare cadere le dito, cioè attivare le dito, sono contento tu sia sopravvissuto. Blenheim Mark, Arconte delle Ombre, si gira verso di te sorridendo, anche se sta fermo sembra entrare e uscire dalle ombre che lo circondano. Ah, vedo che ti sei alleato col Coro Scarlatto, quindi ti piacciono i segreti e le falsità, gli inganni. La cosa ti guarda a lungo, alla fine con un
uno sneer, come si può tradurre sneer? Che bella domanda. Abbiamo perso del favore con Blood & Mark, abbiamo guadagnato della rabbia con Blood & Mark, va bene. Il tempo era importante, Ash era troppo lento da agire, mi sono ho preso le parti dell'arconte che potesse assicurare la mia sopravvivenza. Guadagniamo il favore. Non è sorprendente che tu sia stato cauto, le legioni di Ash sono andate avanti senza rinforzi per anni, al contrario delle voci, quando i suoi soldati muoiono la sua armata si restringe. Bravo. Hai capito la trama. Immagino che tu stia andando a incontrare le voci, per qualunque cosa abbia nella sua testa. Ma prima io e te abbiamo bisogno di fare una piccola chiacchierata. Dimmi. Chiunque sta tenendoti d'occhio perché hai fatto qualcosa che nessuno ha fatto prima. Immagini che cosa è stato questo? Sono la prima persona a prendere una posizione evasiva contro le tue domande retoriche. Mi piace questa risposta. Il secondo, in realtà, ma non quello. La racconte solleva un sopracciglio e i suoi occhi dorati scintillano con il divertimento, con una breve nota di divertimento. Programmare un editto non è nuovo, non è neanche nuovo sopravvivere ad un editto o risolvere i comandi di un editto, ma tu sei prima a proclamare e risolvere lo stesso editto e non ti ha ucciso. Ah, sono i primi che hanno rilasciato un editto sul mondo e poi l'hanno risolto. Che bravi siamo stati. In un unico colpo sei sopravvissuto al tuo secondo editto, hai risolto il tuo primo e il primo che hai proclamato, hai risvegliato una arcana struttura che ha dormito per centinaia di anni. Perché questo dovrebbe essere un problema? Che dovrebbe interessarmi? Kiro solo lo sa perché, ma altri sapranno quello che hai fatto e assumeranno che sia importante. Possono venire a cercarti come rivali per l'attenzione dell'Overlord e cercare di rimediare al problema della tua crescente importanza. Non mi interessa cosa fai con questa informazione, ma devi sapere che il pericolo in cui sei ti ha messo sulla mappa. Quello che ha a che fare con le voci, non dimenticarti che farà tutto quello che può per capire quello che ti rende differente e come utilizzarlo per il suo guadagno personale. Vabbè, sei stato incredibilmente collaborativo, grazie dell'aiuto. La conta delle ombre fa spallucce verso di te, il segno di addio, ma i suoi occhi dorati sono illuminati con l'interesse mentre ti guarda. Posto? Altro dialogo portato a termine con successo. Ok, in realtà prima di andare via, ok, grazie, molto gentile, voglio vedere la missione, non è questa la missione è questa. Evidenze contro Gravenash, evidenze contro le voci di Nerat. Abbiamo già due prove. Gli sfavoriti sono stati inefficaci nel far rispettare a Kairo al conto della pietra gli ordini. E poi cose contro le voci di Nerat. Le voci di Nerat hanno rilasciato al conte Sirin, che ha portato caos e ha anche affascinato, anche charmato soldati sfavoriti. Durante la conquista il Coro Scarlatto ha cercato di fare, di coscrivere nuove reclute dai Forgebound che sono sotto la protezione di Tunon.
Ok, poi abbiamo la dissonanza della guerra. Sei stato. Devi parlare alle voci narrate in cacofoni. Vai e parlaci, va bene. Steering Visions. Investiga le spire. Trovo una via per andare alla spira di Lethian Crossing. Hai guadagnato accesso tu Haven, la spira attaccata ad Oldworld. Ok, perfetto, va bene, abbiamo due cose da fare fondamentalmente, oltre che investigare. Cioè andare a parlare con quelli a cacofoni ed andare a parlare. Ah, qua c'è cacofoni, ok. E qua c'è invece la spira di Lethian Crossing, perfetto. Luogo dove potremmo andare prima di andare a parlare con il tipo laggiù. Che ne dite? E sulla strada. Cominciamo dalla spira di Lethian Crossing. Imboscata! Un gruppo di mercenari, membri della Fratellanza del Bronzo, blocca la tua strada per Lethian Crossing. Ah, a me sono cambiate le schermate di caricamento. Alleluia, ragazzi. Grazie a tutti quelli che si sono fermati nonostante i casini. Allora, vediamo un pochettino di menare questa gente. Che sarà sicuro su da qua. No, sono sotto. Sono anche sopra, sono dappertutto. Aster, una piccola figura si trova davanti a alcune persone in armatura. Le sue braccia si muovono ampie, in ampi gesti di frustrazione, urlando agli uomini che ha davanti a sé. Assolutamente no. Sono passato attraverso la strada di il passaggio di Ironhold più volte di quelle che posso ricordare. Nessuno ha mai chiesto un dazio prima e non ne pagherò uno adesso. Ti nota, Fatebinder, di sicuro tu di tutte le persone puoi aiutarmi. Il nome è Aster e devo andare a Lethian Crossing. Ho delle merci da portare. Dì a questi uomini che non pagherò un dazio a loro o a nessuno. E quindi mi devo lasciar passare. Incrocia le sue braccia sul petto e annuncia con pronunciata finalità. Salve Fatebinder, chi cazzo siete voi? La Bronze Brotherhood, e tu invece sei? Lethian Crossing. Mi spiace che sei finito in questa situazione. Qui è soltanto un conflitto dei tempi che cambiano. Io sono Will della Fratellanza di Bronzo, compagnia mercenaria delle Città Libere. Iron Trail è sotto la nostra protezione, chiunque passi deve pagare, deve obbedire alle nostre regole. Se questo gentiluomo vuole passare nelle nostre terre, una semplice donazione è richiesta. Questi fondi aiutano la nostra causa e mantengono Ironhold un luogo sicuro per tutti i viaggiatori. Chiaramente entrambi potete vedere il valore in questa cosa. Aster parla, le sue braccia che si muovono di nuovo come un pazzo. E chi esattamente lo mantiene al sicuro? Tu che sei qui con le tue armi e le prepari contro di me? Le sue braccia cadono mentre si gira di nuovo verso di te. Non sono nulla che più che un mercante viaggiatore, non ho del denaro da sprecare, di sicuro non sono una minaccia a nessuno. Mantenere quest'area sicura, certo, indica Will, tu sei l'unica minaccia qui. Fatebinder, parlargli talk some sense. Convincilo che sta facendo una scemenza. Interessante. Posso pagare per lui, dire a Will fammi passare e non rompere le balle, dire ad Aster paga e non rompere le balle, oppure dire me ne frega un cazzo, fate cosa volete. Paga e non rompere le balle, su.
Aster fuma per qualche momento, la sua bocca aperta comicamente e chiusa in rabbia. Io non posso sopportare questo livello di assurdità. Cerca nelle sue cose, tira fuori alcuni anelli, dandoli a Will con la mano distesa. Tieni, ecco il tuo dazio, ladro, ora vattene via dalle balle. Si gira verso di te con disapprovazione. Non mi dimenticherò del tuo aiuto, Fatebinder, ma non per le balle. Will sorride, mette gli anelli nella tasca. Sapevo che l'avresti visto pagare. Sapevo che l'avresti vista a modo mio, Fatebinder. Fa un movimento estremamente, esageratamente grazioso mentre sposta Asher da davanti a lui. E ora, mio buon mercante, grazie per il tuo generoso pagamento, puoi passare. Molto bene. Lui ritorna alla sua posizione e ti guarda. Il suo mood, l'atteggiamento, non è atteggiamento, sparito, il suo umore sparito. Quindi un Fatebinder nel nostro piccolo angolo di mondo, chi avrebbe mai immaginato che sarebbe successo? Sputa tra i suoi piedi e poi lo calpesta con i piedi nella sabbia. Magari apprezzi il tuo aiuto a gestire quel mercante, temo che non potrò far passare senza aver passato con il nostro capo. Re Tommon, personalmente penso che sia stato pazzo dire che avresti visitato le Zian Crossing, sembra che gli debba alcuni anelli. Scuote il sacchetto al suo collo facendo risuonare gli anelli melodicamente, non che me ne manchino. Cosa può fare questo umile servitore della fratellanza per te, Fatebinder? Non chiedermi di lasciarti passare, perché non succederà. Verse Loyalty. Qualcuno ha fatto l'errore di dare a questo piccolo uomo troppo potere e sta per scoprire cosa succede quando mi blocca la strada. Faccio io Verse. Se non pensi di dover pagare il dazio, posso indicarti alla via da quale sei venuta. Se hai bisogno di idea su dove andare, perché non ti posso far passare. Dove posso trovare Tommon? Ti punta su, è giusto lì che guarda i colpi di alcuni soldati di Kyros. Ora dovrebbe essere di buon umore. Tutti questi corpi morti deve essere il paradiso per lui. Il colore si va via dalla sua faccia, mentre le parole lasciano la sua labbra. Per piacere non dirgli che ho detto questo. Vado a parlare con Re Tommon, va bene. Re Tommon, mentre stai parlando a Will, un uomo impressionante, con i capelli biondi, si avvicina muovendo... allontanandosi da alcuni uomini che cercano dei corpi di soldati uccisi a sud. Ti guarda intensamente mentre si avvicina, i suoi lineamenti spigolosi distorti in uno sguardo di disprezzo. Ed ecco il Fatebinder. Sapevo che ti avrei visto, stavo solo chiedendomi quando. Un viaggio a Alessian Crossing non era abbastanza, governatore? Non maschera nemmeno l'arroganza nella sua voce. Se dovevi tornare dove nessuno ti ha chiesto di tornare, buttarmi fuori da casa mia non era sufficiente. Sei qui per distruggere la mia vita ancora una volta. Guarda i suoi uomini che sono fermati a guardare la conversazione. Voi non avete finito. Gli fa un gesto e loro tornano alle loro ricerche. Non importa nulla che tu sia qui, non mi interessa, cosa è più importante di cui preoccuparmi. In caso ti sia dimenticato di me, il mio nome è Re Tommon, sono primo fratello, leader della fratellanza di bronzo. Major Vrat! Buonanotte, Catherine! Sono sicuro che lo sai già, non posso farci niente. Non ho potuto farci niente, non ho potuto non vedere te che parlavi con Will e quel mercante viaggiatore.
sei stato qui un momento e ti sei già immischiato in cose che non ti riguardano, non è vero? Non apprezzo altri invadere il mio territorio, Fatebinder. Le ho detto che doveva parlare con te, Tommon voleva passare, ma le ho detto di no. Se non mi dai il segnale, il Fatebinder non passerà l'Ezian Crossing, nessuno invaderà il nostro territorio. Tommon guarda Will per un momento, le labbra chiuse, poi continua come se Will non avesse mai parlato. Fai attenzione mentre sei ospite nelle mie terre. Se sei venuto a portare più casino, siamo tutti molto ben equipaggiati e non ci tratterremo nella difesa di quello che è il nostro di diritto. Muovere le mani di fronte a lui facendo un gesto verso la campagna circostante. Welby e io non possiamo non essere sempre d'accordo, ma c'è una cosa che vediamo allo stesso modo. Se esci dalle righe, ti correggeremo entrambi. I suoi occhi si stringono e si piega verso di te. Tu non sei il benvenuto qui. Tu non sei la benvenuta qui. Dimmi cosa vuoi o vattene. Ah, che bello! Siete ancora qui? Direi che siete abbastanza notturni. Sì, assolutamente. Ma adesso salveremo e finiremo questa discussione. Devo andare a Lethian Crossing. Se ti lascio passare, devi permettere di comportarti bene. Ho abbastanza problemi con tutti gli altri, ho bisogno di dover tenere un occhio anche su di te. Quindi fai attenzione, non posso avere in questo momento controllo sulla mia città, ma occhio ovunque. Se fai casino lo saprò. Si gira verso Will, lascia il Fatebinder attraverso il Fatebinder passare, non fare nulla per rallentarlo o avvicinarti al suo gruppo, ne risponderai a me. Will saluta velocemente. Parleremo di nuovo prossimamente. Puoi andare, Fatebinder, quindi vai. Ovviamente no, dobbiamo ancora esplorare tutto. Prendi la roba. Dice Welby. Ciao Welby, non so chi sei, ma ciao. Soldati morti. Ciao Yadain, benvenuto. Buonanotte Sandro, io voglio arrivare a Lethian Crossing prima di chiudere. Poi chiudiamo questa live con un accesso, con un assedio andato a buon fine, tra l'altro. Siamo ben contenti. Ok, ci ha sbloccato questo luogo qui. Perfetto. Ai caricamenti di tiranni. Va bene. Save game. E qua dovrebbe essere, dovremmo arrivare a questo bel luogo, a meno, esatto. Va bene. Voi vi faremo la prossima volta, cari amici. Cari amici, io vi ringrazio per essere stati con noi. Qua c'è già gente che ci vuole menare. Sono già lì pronti a menarci. Poi decidiamo se andare di qua o andare dall'altra parte a fare la politica la prossima volta. Io vi ringrazio per essere stati con me. Mi fa sempre, come sempre, mi fa moltissimo piacere la vostra compagnia. In teoria noi ci vediamo martedì, mercoledì e giovedì prossimi. In pratica io vorrei fare una live su Hearthstone con la nuova espansione. Potrei farla domani sera, è possibile, quindi potrebbe esserci una live speciale domani sera su Hearthstone. Se non avete niente da fare venerdì sera e volete passarlo con me, è il gatto sul tubo che mi osta anche lui anche adesso, tutti compaiono adesso. Comunque, probabilmente domani sera facciamo una live con la nuova espansione di Hearthstone, la vediamo un po', la svisceriamo un pochetto, ho un po' di gold da parte pronti da essere spesi in buste, così apriamo anche qualcosa e commentiamo le carte quando escono. Io vi ringrazio di essere stati con me anche questa sera.
Ci vediamo probabilmente domani sera, se no martedì, se non uscisse la espressione di Hearthstone per qualche motivo, martedì. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao.